Le direttive erano chiare, non dovevate atterrare. Te l'ho già detto, non abbiamo ricevuto il tuo messaggio. Avevamo capito che avresti... Identificati. Ripley, Bella Torres. Rilassati, Riccardo. Che diavolo succede qui, ufficiale? Dov'è finita la sicurezza? È qui davanti a te. Ho visto la creatura. Cos'è? Non lo so. È un omaggio portato qui da Marlowe, il capitano della Nesidora. La nave che ha trovato la scatola nera ha anche... C'è un posto sicuro su questa stazione. Quelle creature se ne vanno in giro e i sintetici della Sixon non sono amichevoli. Androidi di merda. Ripley. A Taylor servono cure. Il centro medico è bloccato. Non possiamo portarla lì. C'è un'unità di supporto vitale al quartier generale. Andiamo allora. Ci serve una navetta per andare al QG, ma è fuori uso. La sala controllo navetta è di sopra. Samuels dice che sei un ingegnere. Vai a renderti utile, visto che hai rovinato la trappola. Sì, giusto. Ne parliamo dopo, Waits. Tu pensa a loro mentre non ci sono, chiaro? Sintonizza il suo trasmettitore, Riccardo, così restiamo in contatto. Tutto bene, Ripley? Stupendo. Dobbiamo davvero fare in fretta. Taylor. Qualcuno l'ha staccato. Ehi, so che c'è qualcuno qui dentro.
Lei non dovrebbe essere qui. Come pensavo. Che peccato. C'è comunque qualcosa che non va qui. Silenzio. Ho avuto dei problemi e ci metterò un po' a tornare. Ti aspettiamo. Taylor non può. Salirò sulla prossima. Come vuoi. Abbiamo bisogno di scorte. Prendete quello che potete, da chi volete. Ho trovato un'area negli alloggi. Possiamo metterci lì dentro e aspettare i soccorsi. Ho fatto chiudere i condotti e staccare gli ascensori, così saremo inattaccabili. Non c'è spazio per altre persone nel rifugio, ma possiamo crearne un po' per cibo, farmaci, acqua e armi. Se vogliamo sopravvivere a tutto questo, non c'è tempo per la pietà. Andandocene, abbiamo sentito delle voci, sta attenta. Thank you.
posto migliore da saccheggiare. Ho un modo per uscire da questa merda. Forse, o magari oggi finalmente riusciremo a chiuderci nell'aria degli alloggi. Sentite dei rumori in giro. Poi iniziate. Andiamo a cercare Sinclair, non dobbiamo dividerci. È più sicuro se siamo di qui. Non ne sono nemmeno più così certo. La cosa è... restare. Datemi un segnale chiaro e fermerò quello stronzo. Mi hanno detto di averlo visto. Servizio della Galleria Solomon, del Dipartimento dell'Ufficiale Coloniale e degli alloggi della Simpson. Ripley, siamo nel Dipartimento dell'Ufficiale. Alla fine delle scale vai a destra, non puoi sbagliare. Niente comitato di benvenuto. Vieni qui e basta, passo e chiudo. Stiamo calmi. Siamo al sicuro ora. Waits ha un piano. Un piano? Davvero? I suoi piani del cazzo non hanno funzionato molto finora. Ci hai pensato tu? Hai fatto funzionare le navette? Bel lavoro. Forse qui saremo al sicuro.
per ora almeno. Come sta, Taylor? Stabile. Tornerà in forze molto presto. Samuels è con lei ora. Ok. Sei riuscita a far funzionare la navetta, quindi siamo pari. Dov'è Riccardo? Prepara la prossima mossa. Senti, ho da fare. Ho Marlowe in cella, il farabutto che era in possesso della tua scatola nera. Dov'è la nave di Marlowe, la Nesidora? È in un'orbita di parcheggio intorno al gigante gassoso. Quel figlio di puttana non vuole darci i codici di comando per avvicinarla qui automaticamente. Magari puoi provare tu a convincere quel bastardo inutile. Va a parlare con lui. Marlo? Chi mi cerca? Mi chiamo Ripley, sono con la compagnia. E sei qui per quella scatola vuota. Siete proprio astuti, devo dirlo. Sono qui per motivi personali. Mia madre era sul Nostromo quando è sparito 15 anni fa. Davvero? Cazzo. Beh. Cazzo. Non abbiamo trovato la sua nave, Ripley. Solo la scatola nera. Ma sono certa che abbiate trovato dell'altro. Che è successo là fuori? Devo andarmene da qui, Ripley. Magari possiamo accordarci. Intanto parla. Voglio sapere tutto. Controllo trasmissione, mi ricevi, Luis? Non posso chiaro, Marlo, ma va bene. Facciamo piano. Voglio arrivarci tutta intera. Se vuoi qualcosa di intero, Foster, ho qui quello che fa per te. Mi servirà un microscopio per trovarlo, Heist. Ok, piantatela. Concentratevi sul motivo per cui siamo qui. Non voglio errori. Riuscito a decifrare il segnale? Negativo, non capisco cosa sia. Ottimo. Se è un mistero, allora nessuno lo conosce. Se nessuno lo conosce, potrebbe valere di più. Potrebbe. Un'occhiata qui intorno, magari c'è un punto debole. Aspettate qui. Mi serve una mano. Heist, qui, aiutami a salire. Ho trovato un passaggio, lo controllo. Allora aspetterete di più.
Sì, sto bene. Ci è mancato poco, però. Non riuscirò a percorrere lo stesso tragitto per tornare indietro. Seguitemi. Heist, qui, aiutami a salire. Cosa di grosso. Più avanti.
cazzo. Attenti a quello che toccate, non voglio niente di danneggiato. Incredibile. Da quanto tempo credete sia qui? Che cos'è? Una cabina. Se è così, questa è una nave. Abbiamo trovato il nostro carico utile. Ehi, silenzio. Che c'è? Rischiamo di svegliarlo? Ehi, scusa, amico. Basta, stiamo perdendo tempo. Diamo un'occhiata. Era una forma di vita, ora è di nostra proprietà. Diritti di recupero. Dobbiamo rivendicarne la proprietà prima di qualcun altro. La Nesidora non è pronta per una cosa così grossa. E allora prendiamo quello che possiamo e torniamo indietro. Date un'occhiata, vediamo che altro c'è. Marlon, abbiamo trovato qualcosa. Tracce. Tracce? Sembra che abbiano trascinato qualcosa. Ma c'è dell'altro. E non ti piacerà. Che cos'è? Le tracce portano qui. È lo stesso nome che è sulla scatola nera. Lo strovo. Qualcuno è già stato qui. Forse hanno abbandonato la nave e sono atterrati qui. Lo vedo. Cazzo. Se sono arrivati qui prima di noi, perché questo posto non è stato registrato? Beh, se sono ancora vivi, diritti di recupero, addio. Scopriamolo. Troverò il segnale e lo spegnerò. Non voglio che qualcun altro trovi questo posto. Foster, Heist, controllate la caverna qui sotto. Non so cosa sia successo, credo che il segnale si sia interrotto. Marlon, vieni a vedere. È incredibile. Sto arrivando. Thank you.
Dimmi di più. Dov'è la tua nave? Se riusciamo a riattivare le comunicazioni, quali sono i codici per portarla qui in automatico? Se vuoi sapere il resto, fammi uscire da qui. Non succederà, Marlo. È così? Allora sai dove trovarmi. Wiz, il mio display nella torre Sistex si è illuminato come un albero di Natale. È qui. Andiamo col piano B. Qualunque cosa sia, ci sono anch'io. Ok, da questa parte c'è qualcosa che potrà servirti. Speriamo che funzioni. È un animale. Gli animali hanno paura del fuoco. Spero sia così. Ho un piano per intrappolarlo. Prendi una navetta e raggiungi Riccardo nella torre Sistek. Vi coordinerò da qui. Dovremmo parlare di quello che è successo a San Cristobal. Ok, era un lavoro sporco e capisco che tu abbia voluto farlo nel modo più rapido e silenzioso possibile. Ma voglio solo assicurarmi che tu non abbia preso decisioni affrettate. Vorrei catturare quell'esemplare senza ucciderlo. Se giochiamo d'astuzia, potremmo sistemarci a vita. Ho le conoscenze giuste, Waits. Posso occuparmene. Stai invecchiando, Waits. Non puoi fare questo lavoro per sempre. Che farai quando Sevastopol sarà chiusa? Hai il mio numero. Ransom, passo e chiudo. Wait, sono Lingard. Ho appena esaminato una paziente con... non ho mai visto niente del genere. È una specie di parassita di tipo sconosciuto. Ho controllato velocemente il nome che mi hanno fornito e non risulta registrato a Sevastopol. Credo sia salita a bordo di recente. Ne sai qualcosa? Non so cosa stiano facendo Sinclair e i suoi uomini, ma questo doveva essere rilevato durante la quarantena. Chissà che altro avranno fatto entrare. La paziente mi sta aspettando con il suo capitano nel mio studio. Vieni qui subito. Sei? Sì. Riccardo è davanti a te. Ho mandato Samuels alla sala preparazione androidi. Appena quella cosa sarà morta, farò in modo di farlo accedere ad Apollo e disattivare l'isolamento. E Samuels è d'accordo? Ha detto che voleva aiutarci e io non so da che parte cominciare. E poi è un sintetico, è più facile per lui entrare lì. Infatti. Senti, Ripley, siamo gli unici in grado di salvare Sevastopol dal disastro imminente. Il disastro imminente è già successo, Waits. Ora possiamo solo ammazzare quel mostro.
Sono nella torre Sistek. Ripri gli occhi aperti, sto rilevando molti sistemi danneggiati in quell'area.